je crois, c'est ce qui va nous arriver, c'est-à-dire son témoignage, qui, grâce d'ailleurs à Andrea, nous associe à elle, à la Tunisie, se fera comme une sorte d'avant-propos à celui d'un Tunisien, puisqu'il est né à Tunis, qui est donc le maire de Paris, et donc Valéria, en avant-propos du propos du maire de Paris, à toi. Je suis honorée, merci Michel de tes adjectifs, de tes paroles. Et intanto, rapidamente, mi sento appunto forzata, ma giustamente, a essere sintetica, per dire due parole sul centro di studi italo-francesi. Sono qui non come letterata, appassionata di letteratura francese, ma come, diciamo, direttrice, operatrice culturale, se vuoi. Mi piace molto questo aspetto della mia professione universitaria. Per dire due cose, che questo centro si caratterizza, ha due caratteristiche oggettive fondamentali. La prima è che è un centro, credo l'unico centro italo-francese all'interno, che vive, sviluppa il suo lavoro all'interno di un'istituzione pubblica universitaria in Italia. Tutto il resto, c'è molta attività italo-francese, ma normalmente nasce dalla Francia, dalle ambasciate, dalle istituzioni francesi, e questo è l'unico. La seconda è una caratteristica anch'essa oggettiva che merita di essere sottolineata, che nella sua genesi, diciamo, e sviluppo è il frutto della determinazione e del lavoro, dello sforzo continuo, ma sforzo lo voglio dire con un senso di grande passione e divertimento, di tre donne. È il risultato del lavoro di tre donne che voglio appunto nominare. Una è stata la prima rettore della giovane Università Roma III, la terza università pubblica romana, ed è Bianca Maria Tedeschi Milalli, che con l'aiuto fattivo e con la determinazione di una persona di cultura che conosciamo benissimo, che è Jacqueline Risset, hanno voluto questo centro all'interno dell'istituzione universitaria. Jacqueline è tutt'oggi presidente di questo centro. E poi la terza sono io, modestamente, come, diciamo, un po' braccio operativo e direttrice, che diciamo io mi diverto moltissimo, lo devo dire, non faccio nessuna fatica a rendere il più produttivo possibile sul piano della vivacità culturale questo centro, anche per raccogliere un po' la sfida di un ministro recente dell'economia italiana, che ha detto che la cultura non rende, non serve a niente, per cui tutto questo anche a partire dalle grandi ristrettezze economiche in cui la cultura, l'università pubblica italiana vive, ci ha dato sempre di più la spinta a dare forza e diciamo a produrre, come diceva Andrea Cammelli, cultura. Il centro di studi italo-francesi quindi ha indagato e continua a lavorare all'interno di ambiti di interesse ampi e numerosi. È un centro interdipartimentale, quindi diciamo che nella sua ragione sociale, nella sua ragione d'essere, dovrebbe essere un po' il punto di riferimento, il punto di lancio, fare un po' il raccordo, il collettore di tutte le attività che all'interno delle università italiane, Roma III in particolare, si svolgono in collaborazione con istituzioni culturali francesi e dei paesi francofoni. Quindi innanzi naturalmente tutto questo nel caso delle francofonie, poi in particolare nel tempo, grazie all'attività di un consiglio scientifico molto dinamico e molto propositivo, ha sviluppato un interesse particolare per i paesi del Mediterraneo, soprattutto quelli francofoni, necessariamente proprio per la natura dei nostri interessi.